Ciao ragazzi e benvenuti anche oggi qui sul mio canale. Io sono Gigi e questo è Io Robby. Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare l'impianto elettrico alla serra dell'idroponica. Cosa faremo? Andremo a rimontare la centralina di controllo della serra. Andremo quindi a sistemare tutti quanti i fili di corrente, andremo ad inserire e a fissare delle canaline corrugate per far passare i fili all'interno, andremo quindi a realizzare l'impianto di illuminazione gestito dai relè della centralina di controllo fatta con Arduino. Se ti sei perso il video, beh, te lo lascio qui sopra nei consigliati, e andremo a sistemare tutti i fili sparsi presenti all'interno della serra. Quindi sbracciamoci e mettiamoci a lavoro. Cominciamo ad assemblare. Con il primo corrugato vado a realizzare l'impianto di illuminazione. L'impianto di illuminazione è ovviamente collegato alla centralina di Arduino, quindi autonomo al 100%. Vado a fermare il corrugato sul tubolare in ferro e realizzerò due punti luce, il primo sulla prima vasca e il secondo sulla seconda vasca, che ovviamente non è ancora presente. Ora, fissata la centralina alla struttura, porto verso l'alto sensore di umidità e temperatura e sensore crepuscolare, mentre il sensore relè andrà a destra della cassetta in modo da appunto alimentare le lampade. Bene, ti faccio vedere come ho realizzato l'impianto elettrico all'interno della serra. Questo è il primo letto di coltivazione. Letto di coltivazione che avevo già. Se ti sei perso la realizzazione di questo letto, te lo lascio ovviamente qui sopra nei consigliati e sotto in descrizione. Ti lascio il video tutorial di questa realizzazione. È un secchione da 25 litri con 20 litri di soluzione. Abbiamo ovviamente sopra montato un vaso con argilla espansa e le piantine di fragole. A questo letto di coltivazione è collegata solo la pompa dell'aria, che arieggia la soluzione un'ora sì e un'ora no. La pompa dell'aria è alimentata da questo timer. Questo timer, come puoi vedere, si attiva una volta ogni 2 ore, tranne che dall'1 di notte alle 6 del mattino. Questo timer viene alimentato ovviamente dalla corrente 220 che arriva dall'esterno della serra e poi si divide in illuminazione, questa presa qua col filo nero, e alimentazione della centralina. La centralina fatta con Arduino si trova qui sul lato della serra, mostra display i parametri vitali per questo tipo di coltivazione. Abbiamo la prima canalina che sale e va verso l'alto con sensore di umidità e temperatura e sensore crepuscolare. Mentre il sensore di temperatura e umidità stampa semplicemente i valori a schermo, quindi a video, nella centralina, il sensore crepuscolare attiva il relè, che a sua volta attiva la lampada di coltivazione che si trova perfettamente sopra il letto di coltivazione. A fianco al primo letto di coltivazione c'è dello spazio che ospiterà ovviamente il secondo letto di coltivazione, che successivamente avrà anch'esso un punto luce, quindi andremo a forare il corrugato ed inserire un secondo punto luce. La centralina, come vedi, serve a tenere sotto controllo tutti i parametri vitali delle piante e saranno poi successivamente inseriti degli attuatori come servomotori, ventilatori e quant'altro che aiuteranno ancor più questo tipo di coltivazione, sempre in ottica di rendere la coltivazione idroponica autonoma al 100%.
Ora come al solito, se ti è piaciuto questo video o hai trovato interessante l'argomento, lasciami un bel like ed iscriviti al canale. Sul canale trovi tantissimi altri video, quindi passa a darci un'occhiata. Io ti saluto, ti ringrazio e noi ci vediamo sempre qui per il prossimo tutorial. Ciao!